È un premio enoletterario di particolare importanza, intanto perché ha preso rilevanza nazionale, e intanto perché apre le porte anche della Sardegna alla conoscenza sui mercati con i quali noi conviviamo, evidentemente anche in tempi di pandemia, che coinvolge 30 autori, 5 selezionati per i premi finali, 29 case editrici che sono in presa. Due comuni che patrocinano l'iniziativa, senza il quale apporto evidentemente l'iniziativa avrebbe perso parte del suo significato, e che coinvolge la squadra camerale e di promocamera per ben un anno nella selezione e nella lettura delle opere. Io ho avuto la fortuna di veder nascere questo premio, anzi l'idea di questo premio. Un'idea che nasce da un'intuizione del segretario generale della Camera di Commercio, che viene sposato dal presidente allora e anche da questo presidente, dove il premio Vermentino diventa la parte culturale del Benvenuto Vermentino. Nasce con poche case editrici nel 2017 e oggi ci ritroviamo con 29 case editrici. A livello nazionale abbiamo coperto uno spazio vuoto, ecco, partendo dalla Sardegna, per la prima volta partendo dalla Sardegna. Un premio importante, un premio che sta prendendo piede a livello nazionale e di cui siamo orgogliosissimi. E siamo orgogliosi anche del fatto che molte donne hanno scritto libri sul vino, molte donne stanno coltivando il vino. Ecco, allora questo è un mondo che sta scoprendo la parte femminile e più calda di questo territorio.